Buongiorno, bentornati in una nuova lista del canale. Finalmente torniamo live. Siamo qui con Mattia Guerri. Perfetto, eccolo lì, Giancarlo Magalli. Che oggi ci porta una bellissima lista di Libromancer Micanco. Post banned, post Photon Hypernova, post tutti i cazzi del mondo. Post tutto. Post L'Elfa tutto. Ha fatto troppo male. Elfa ci saluta. Mi dispiace relativamente, sinceramente. Perché però piangere. Vabbè, e niente. Partiamo dal main. Quante carte? 45 di main. Pensavo molto di più. Va bene. No, una 60 con l'Elfa. Vabbè. Per il Libromancer, 3 Fire, addano mostro quando entra special. Tutti i Libromancer, riveli rituali. Poi entra per fattore di carte, aggiungi, fai cose. 3 Geek Boy. Sono strozzato. Entrano, addano spell. L'unica spell nel mazzo. Questa cosa qua, la gente troppo che lo gioca in due copie, lo preferisco a uno. Durante turno, cioè non in rapido, ha di carta Libromancer la cima a mano. Poi questi libro. Poi vabbè, le divinatrici. Ne gioco due perché gioco la Teciata Spicy, Grista, e il mostro più forte del mazzo, Eldora, troppo forte. 6000, fa tutto. Devo aggiungere questa, vai di full combo. Poi le piccoline Micanco, mono per di entrambe. Io preferisco avere tutte e due mono perché sono target di arabesco. C'è chi gioca due di queste, non gioca lei o gioca lei di side, dipende dai gusti. Io preferisco tutte e diciamolo, carte veramente belle, carte tra che bellissime. Le altre sono veramente belle. Bellissime, bellissime. Poi mio fratello, il grande infernobile per vabbè, come standard della combo. Certo. Lei perché giochiamo l'Illusion of Chaos, perché siamo mazzi rituali. Poi gli ultimi mostri non rituali, le Ash, perché metà Kashtira, brutti mazzi in giro. Per i rituali, vabbè, le protagoniste giustamente cercano tutto, si rivelano, cercano qualunque carta Micanco eccetto loro, non prendi dalla battaglia, ci fai UTK violenti con loro, le piccoline, in più rubi, quelle rubi a caso mostri durante tutto un avversario. Poi altri rituali, le illusioni, due per, vabbè, classico per engine, forza, due ben 10, non a 3 perché stavo a rate, non mi piace avere troppi rituali nel mazzo. Ok. E poi vabbè, il mono di un broker, lui fa perché ha un minigate. Adda l'omnigate, è vero. Adda l'omnigate. Ci sta. Poi per le spell, due terreni di Libromancer. Sì. Non a 3 perché sto giocando a 3 Geek Boy. La roba è okay. O giocavo tra di loro o 3 Geek Boy. Preferisco avere più mostri nel caso. Ok. Poi le spell Micanco. La Karura. C'è chi la gioca, io stravedo per sta carta perché la fai come seconda summon dell'Oime, spacchi 3, fai 3000 a caso. Poi la grande cerimonia, evochi l'Oime senza rispetto alla condizione evocazione, la banni, gli equip. Poi per l'equip sto giocando mono di tutte le tre porti. Mono arabesco, danza il fuoco. Mono arabesco, danza il fuoco e rondò. Ok. Si potrebbe anche cattare la Karura, mettere doppio arabesco, però io mi sto provando bene così. Ok. Poi per le altre spell normali, 3 teleport per i Geek Boy, prep perché siamo mazzo rituali, poi 2 triple tactic, non 3 perché sto giocando il Collet, sennò sarebbe 3. Poi come trappole per concludere, 3 inferma e classico. L'intervention. Ok, che è l'omnigate. Sì, è l'omnigate, rimbalzi rituale, negativazione ed evochi da cimi. Ok. Poi per l'extra, sto giocando mono cupid pitch. La vai a fare con la combo con Renault e va al cimitero e aggiungi che è il Dogra. Ci sta. 3 per degli Heraldi perché odio Kashtira. Perché sì, mi vanno a toccare, se me ne tocca uno ho già un attino in meno. Ci sta. Poi vabbè, la Baron perché giochiamo la Diviner e nel caso riusciamo a tirarla. Stesso motivo, giochiamo la Diviner e riusciamo a tirarlo. Lui lo tiriamo di combo con la Cupid Peach. Poi vabbè, la fusione, l'entesse perché nel caso lo mandi di Heraldo, di Vanya, spacco carta. Per Xyz mono Zeus e mono Sheridan. Giocavo prima Wallo, ma questa carta è troppo forte da giocare qua dentro. Rubi di Oime o di qualunque cosa e magari gli rubi mostro e lo puoi usare come materiale suo, perché ti dice che puoi usare i mostri all'oppo come se fossero i livelli 6. Basta che hai un livello.
in più stacca, manda carta, se viene mandata carta stacca e riborna. Ok. Quindi molte volte, c'è stato molte volte che ho rubato le parole. Mm-hmm. Poi per i link proprio generici, lapsus, la follusa. Chiaro. Questo coso che non riesco a trovare in italiano, va bene. Perché è un guerriero, quindi serve guerriero per la combo, perché okay. c'è i soldi. E la fellowship, che secondo me è la carta migliore del mazzo, perché ti fa ciclare un sacco. E tu usi l'effetto di quando evochi il rituale, esatto, giusto? Sempre quando evoco il rituale. Che pesca 2, scarta 2, esatto. Ok. Fa ciclare, continua a pescare. Ci sta. Vuoi proporci anche una side? La side, sì, va bene. Mi manca una carta perché vabbè. Me sono fatto prestare. Nessun problema. Vabbè, 3 nib. Vabbè, sì. Sì, per sì. 3 droll perché quello che non è Kashtira, lo puoi giocare contro Kashtira, ma anche quello che è sotto Kashtira soffre un sacco questo. Ci sta, sì. 3 lightning storm perché odio Labyrinth, la terza. Siamo d'accordo. Per arrivare. Sì. 3 libri di eclissi sempre per Kashtira, Kashtira è sempre un mazzo bello, forte, certo. E poi 3 Veil in mezzo. Perché per va sempre perché bene. Perché Warbreaker è meglio. Va bene, perfetto. Va bene. Grazie mille, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!